E segnato, passiamo a un scusa. paio di consigli, un paio, tre, vabbè. Consigli fumettistici a tema, bimbi belli. Perché? Perché, boh, molta gente magari, e questo impost sarà molto utile da ricaricare, ha chiesto, non ho mai letto niente di Doctor Strange, e ci sta tantissimo, perché sì, è famoso, ma non quanto gli Avengers, X-Men, Spider-Man e compagnia bella. Da dove posso iniziare? Quindi io ho selezionato un paio di titoli pensandoli in quest'ottica, cioè reperibili, nel senso che non Doctor Strange into Shamballa, che è una roba meravigliosa, però poi non si trova manco da spararvi. Quindi recuperabili, non troppo costosi, quindi niente omnibus, gli ultimi giorni della magia, 60 euro, non esiste proprio, e leggibili da soli, quindi senza dover aver letto 500 montagne di cose. E il primo è, ovviamente, poteva mancare un must have anche oggi. Poteva? Tra l'altro che No. hai comprato tu, io non l'ho comprato, non mi ricordo il perché. Non lo so, io mi è piaciuto un sacco. Non ce l'ho qui fisicamente, ma mi è piaciuto un sacco. Ed è Doctor Strange, il giuramento. Ora, poi monterò un'immagine perché non mi sta facendo condividere lo schermo a Google, non so perché. Ma comunque, poi in montaggio schiaffo un'immagine sulla chat. Vabbè, sempre ammesso che è E. necessario, se non mettiamo una... Considerate ragazzi, se non vedete un'immagine, vi mettiamo magari un link a Amazon o altrimenti direttamente della Panini o Esatto. quel che, si... no, che sia, della Panini nella descrizione. Delle due categorie di must have, comunque il giuramento è quello da 15 euro, quindi che poi diventano 14 e 25 con gli sconti soliti del sito Panini, di Amazon, quel che è, o della vostra fumetteria di fiducia. È una storia stand alone, quindi fuori da una vera e propria continuity, quindi una di quelle storie che sono scritte da, a sé, da Brian K. Vaughan, non so come si pronuncia, Vaughan, una cosa così, Vogel. che comunque. Sì, non è proprio l'ultimo degli stronzi, è uno che ha scritto un bel po' di roba. Di che parla? Parla di Doctor Strange che viene tratto, diciamo, in inganno dopo aver recuperato un elisir che sembra essere una sorta di panacea, quindi una specie di cura per qualcosa. Perché Doctor Strange va a trovare questo elisir? Perché il suo caro amico Wong ha un cancro terminale. Wong, di cui ricordiamo con questo film. Io mi sono definitivamente. È il mio secondario preferito, probabilmente. Sì, no, Per... scusatemi, spero che non si sia sentito niente. Dicevo, sì, dopo questa comparsa è diventato davvero il Wong Cinematic Universe. Apriamo e chiudiamo Sì. parentesi. Esatto, dopo il cameo in Shang-Chi, che era stato bellissimo, è comparso anche qui. E quindi niente, il caro Wong c'ha questo cancro nero al cervello, Strange va a prendere questo elisir viene trafugato, e si ha quindi una storia che ha l'impianto di una storia di mistero, che devi capire chi è il villain che c'è dietro, inframmezzato da flashback di Strange, quindi praticamente vi contestualizza tutto, rinarra un pelino le sue origini, introduce una figura nuova nelle sue origini che sarà poi importante nella storia, e quindi è una storia dal taglio un pochino più adulto, non tanto per un discorso di violenza, eccetera, una storia dal taglio un pochino più adulto perché comunque parte da un argomento abbastanza peso, poi si sviluppa in certi modi, compaiono altri personaggi, ci sono comunque le botte, c'è il mistero, c'è tutto quello che può piacere in una storia di supereroi, no? Colpi di scena, una cosa e l'altra. La cosa bella però è il discorso tematico. Il discorso tematico che c'è dietro perché il giuramento che ha fatto Strange è sì il giuramento da stregone supremo, ma prima di quello Strange ha fatto anche il giuramento di Ippocrate perché lui è un chirurgo. E nelle origini che ha qua è veramente uno stronzo, ma proprio stronzo di quelli tremendi, di quelli che non ti opero perché non te lo puoi permettere, va, va, fottiti, fatti prendere il cancro, muori, buona vita. Cioè, è così lui all'inizio. E quindi a un certo punto della storia entrano in contrasto questi due giuramenti, il giuramento dello stregone, il giuramento del medico, del chirurgo, e si dovrà un attimo cercare di trovare una media tra queste cose, no? Cercare di arrivare a un punto, sviluppare, cioè, questo permette di sviluppare un certo ragionamento attorno al personaggio di Strange, che deve vivere con questo conflitto, con questo voler salvare Wong, non salvare Wong, salvare tutti, non salvare tutti, questo elisir, cosa può fare, cosa non può fare, quanto è prezioso,
chi nel passato di Strange lo perseguita. Quindi si crea tutta questa bella intreccio, alla fine è una storia in 5 numeri, quindi è abbastanza asciutta, il must-have è piccolino, quindi è una cosa che si legge veramente in poco tempo, grazie anche allo stile, che è, non è, cioè è bello, è un bello stile, ha un bell'uso delle vignette, bell'uso degli elementi che sfondano fuori dalle vignette, tipo una certa c'è Strange che prende il volo con la vignetta inclinata e Strange che spara fuori, usa veramente bene il mezzo. Però è uno stile che rimane super chiaro, super leggibile, bellissimo tratto, bei colori, tutto molto equilibrato, cioè veramente ve lo mangiate che è una bellezza. Proprio chiarezza massima, diciamo. Ma questo non gli impedisce di essere, veramente di toccare dei picchi emotivi notevoli. Io di Strange ho letto, meno male poco, ma di quel poco che ho letto questa storia mi rimane, mi è rimasta, perché comunque... Beh, alla fine dei conti ha anche decisamente meno testate rispetto a tanti altri. Sì, cioè comunque la cosa a meno testate, sì, ha avuto meno graphic novel, meno storie autoconclusive rispetto ad altri personaggi, quindi ci sta che uno tendenzialmente ne abbia letto meno e questo mi piace molto perché emerge un po' il fattore medico, cioè quello che vedi è lo strange uomo, lo strange stregone, lo strange medico e questa cosa è molto bella, c'è cioè questa trivialità, non trivialità, tri qualcosa del personaggio con queste cose che possono andare in conflitto fra di loro, no? Quindi risulta essere, secondo me, molto bello e utile da leggere, raggiunge dei picchi emotivi, devo dire, davvero, davvero niente male. Quindi niente, questo era il primo consiglio, molto veloce, di solito negli occidentali parliamo un po' di più, oggi siamo un No, po' no, più questi asciutti. sono, tra l'altro non te ne ho detto alcuni, cioè tu vai avanti, ma tipo ad esempio tu Darkhold ce l'avevi in mente? No, Darkhold era tuo, infatti. Io, il Come secondo io un altro. America Chavez, Made in USA? No? Ok, No. perfetto. Mentre il mio secondo ha un titolo che è Self-Explaining, che è La morte di Doctor Strange, storia super recente. Paura, sì. Ora, lo potete trovare, cioè, questo qua si trova sì, sempre sui 16 euro, una roba così, Sì, è il in classico cartonato. grossuratino che contiene Ah, i il vari grossolato capitoli. è Sì, qui. Sì, è co sì, sì, sì. come quelli attuali di Thor e Venom, sostanzialmente. Sì, sembra, è classificato come brossurato, per quanto alla fine dei conti è un Quasi un cartonato. cartone. Sì. La storia è self-explaining. Inizia con Doctor Strange che viene ammazzato. Chi l'ha ammazzato, come l'ha ammazzato, perché l'ha ammazzato. La storia ruota attorno a questo. Ci sono un botto di personaggetti vari che appaiono qua e là, che fanno cose, che dicono cose. È una storia molto bella perché Strange aveva un piano di backup in caso di sua morte. Morte che nei fumetti, raga, non è come Thanos, eh. Fai così, che ammazza Hulk a pugni e stende Strange. Nei fumetti è quasi inconcepibile che Strange venga ucciso perché la sua magia lo protegge da tutto. E infatti, la magia di Strange nei conflitti trascende i poteri di altri eroi anche estremamente forti come Thor. E si vede proprio in questo fumetto perché i conflitti magici, come se fossero su un altro livello, no? Aveva un piano di backup, questo Strange, che non vi anticipo, ma riguarda una sorta di pseudo, non proprio clonazione, non so, è un richiamo di qualcosa di se stesso, che però non è proprio se stesso. No, E quindi... è quasi una cosa temporale, cioè, tra l'altro questo Sì. consiglio è perfetto perché si rifà magnificamente a quello che è la trama, non la trama, quello che è l'evoluzione caratteriale dello Strange del film, perché parte del carattere di Strange nel film come tratto negativo è il fatto che lui deve, come è stato detto nel film stesso, avere sempre il coltello dalla parte del manico. E letteralmente qui è lo stesso. Cioè, Strange aveva Esatto. addirittura un piano di backup per la sua morte. Ovviamente nella serie, non è, nella serie fumettistica non viene vista come una cosa negativa, ma anzi come è Dottor Strange, che Burgo. straordinario. Però è comunque rappresentativo del personaggio. C'è cioè uno che perfino dice: vabbè, se muoio, meglio avere un piano di backup. Sì, c'è parte come personaggio che è arrivato a livello caratteriale, ma ha comunque dei difetti perché non è perfetto, no? Lo vedi com'era. E ne rivedi dei difetti diversi che si sono evoluti, ma vedi anche come questi suoi difetti del passato possano
contribuire a migliorare lo Strange del presente che impara dai suoi errori in un modo abbastanza diretto. E c'è poi, a differenza di Giuramento, qui c'è il discorso sentimentale di Strange, quindi c'è un certo personaggio che non è la Christine del film, ma è un altro personaggio con cui ha un interesse sentimentale, quindi c'è anche questo sviluppo di questa storyline. Personaggio che io vi consiglio, se leggete Starana, di ricordarvelo perché magari potrebbe apparire, può essere già apparso, che tanto abbiamo capito tutti che è lei. E niente, e per di più ci sono tre entità che sembrano uscite, non so, da una roba From, cioè veramente i tre mostroni che compaiono nella morte di Dottor Strange Ah. sono assurdi. Cioè, uno sembra proprio uscito dalla From. Il coso con la maschera e tutta la carne, le tre sorelle che ricordano un po', no? Le tre madri d'horror, cioè queste tre entità che nutrono sto bambino che è Lovecraftiano a bestia, cioè non lo so. È carino anche per le entità che tira fuori, perché Strange ha sempre queste cose un po' mistiche, un po' strane, no? Nelle sue storie. E qui ci sono queste tre tizie che sembrano veramente uscite. Sembrano veramente il guerriero, il tank, il curatore di un videogioco che arrivano lì. Io sono Thor, il dio del tuono. Sì, ciao. Sì, Via. proprio spezzati così, proprio palesemente. Sì, è il bambino che è la cosa più bellina, più interessante. Quindi niente, è una storia che di nuovo ha a che fare con l'evoluzione di quel personaggio. E la cosa carina è come tu puoi migliorare come persona, ma determinati difetti te li porti dietro. Cioè, Strange sarà sempre un personaggio arrogante. Non è che cambia, smette di esserlo. Migliora, impara, ma l'arroganza rimarrà sempre un suo tratto caratteristico. Perché lo era e lo è tuttora, e lo è perché possiede comunque un potere che gli permette anche di esserlo in certi casi. Quindi, niente. Consigli veloci, costi simili, fate quello che volete. Allora, andando avanti per quanto riguarda i consigli, c'è un fumetto che anche quello è recentemente uscito in Italia, in solita versione brossurata, che è America Chavez, Made in USA. Devo essere franco, la copertina urla patriottismo come se non ci fosse un domani, quindi un Ma pochettino fa è quello con lei sorridere. che sta tipo è quella sì, ok, ho capito qual è, l'ho Hai capito? visto allora il Cioè, fumetto. urla America da fare paura. Francamente, non ho, cioè, non è che mi è sembrata una run della miseria, me la sono recuperata recentemente proprio immaginando di doverla portare in live. Se siete interessati al personaggio, comunque può essere un buon modo per cercare di capire di più quello che lei è. La realtà dei fatti è che non avrei altri modi di darvi chissà quante info fumettistiche per quanto riguarda il personaggio, perché come vi abbiamo detto è relativamente recente, è difficilmente avuto testate sue, la maggior parte delle volte lo si può trovare in testate con mix di personaggi, principalmente tra l'altro pure giovani, cioè se sapete tutte quante quelle leghe di eroi giovani, no? Quindi quelle anche meno, non dico meno curate, però ecco magari meno accattivanti, meno tutto, quindi Quelle dove sostanzialmente. diciamo che introduci 10 personaggi giovani e 7 fanno cagare, poi quei 7 li puoi cassare e chi se ne frega. Sì, cioè fondamentalmente quindi questo è il brossurato che secondo me può essere migliore se siete stati folgorati da America Chavez. Tra l'altro vi do un consiglio, non aspettatevi, perché mentre con Strange bisogna dire che Cumberbatch è veramente comic accurate, sul serio, America Chavez lo è un po' meno, anche per via dell'età. O almeno per come viene disegnata nei fumetti, anche nella run di cui vi ho appena parlato, risulta essere sicuramente più, non anziana, senza ombra di dubbio, però meno ragazzina. Grande, Infine, e questo è un consiglio un pochettino più accurato, se siete interessati al Darkhold, cioè il tomo dei dannati, che tanto è stato il focus principale di questo film, e che sembra non potrà più essere assolutamente nulla, visto che Palazzo distrutto, Darkhold, come è stato detto, distrutto a livello multiversale,
Se comunque siete interessati, c'è proprio la miniserie che prende letteralmente il nome di The Darkhold, ad opera, vabbè, letterale proprio, ad opera di Steve Orlando e Clan Tormey, insieme ad altri autori, ovviamente, di capitolo in capitolo, che ha una trama estremamente semplice. Durante il film avete sentito nominare un demone di nome Chthon, o Chthon, dipende un attimino da come preferite. No. Sì. Ah, no, anche lui sembra un personaggio di D&D in realtà, per come è disegnato qui, quindi tutto tranne Cthulhu. Però, comunque, al di là di ciò, è molto interessante, anche se apprezzate un pochettino di body horror, un pochettino quell'effetto Uncanny Valley, perché in buona sostanza tutta quanta la trama va avanti con Chthon da capo, che vuole impossessarsi del Darkhold, e quindi per sconfiggere i vari piani, no, Wanda deve, insieme a il Dottor Destino, che in questi anni imperversa praticamente in tre quarti delle run fumettistiche della Marvel, cioè, prendi una run fumettistica, c'è cioè Destino. Sì, Angelo, veramente, non so quanto è. Io, anche solo leggiucchiando, Destino l'hanno praticamente ficcato come il prezzemolo dappertutto. Perché? Vabbè. Ma perché lui tecnicamente è tutto. Lui è tutto, è mago, è figo, è capo di nazione, è multiversale. Vabbè. Sì, tra un po' diventa pure celestiale, non lo so, cazzo no. Tecnicamente una volta ha fatto qualcosa. Adesso daranno una serie a Kate su Dottor Destino, dove farà il re dei Dottor Destino. Comunque no, a parte gli scherzi, come dicevo, fondamentalmente Wanda, per risolvere la situazione, dovrà estrapolare l'oscurità da sei particolari eroi e sostanzialmente dei capitoli, ognuno sarà dedicato a questi sorta di what if orrorifici di eroi in eroe, fra i quali paradossalmente c'è anche, per dire, un Blade o una Wasp, eroi veramente poco conosciuti al pubblico. Vabbè, Wasp sappiamo che fa parte, no, di tutto quanto l'immaginario di Ant-Man, però per dire Blade, sfido io molti di voi a sapere che è veramente presente all'interno della Marvel, ha le sue testate, ha le sue comparse, eccetera, eccetera. Sono molto interessanti, soprattutto dal punto di vista grafico. C'è il capitolo nello specifico di Iron Man, su Iron Man, che io personalmente ho amato, non tanto perché fosse bello come sceneggiatura, come storia, come dialoghi, come tutto, ma dal punto di vista grafico, quel body horror, quel cronenbergiano mi ha fatto abbastanza impazzire. Quindi. Forse mi piacerebbe vedere una tavola. Cioè, ho in mente una Sì, tavola l'ho con fatta vedere Iron a Man. te Dennis, l'ho mandato in chat Okay, me la, tramite allora, mi è rimasta talmente impressa che era tipo mesi fa e me la ricordo ancora, Telegram. Eh quindi. sì. Quindi niente, per l'appunto, se siete interessati a capire qualche cosa in più di questo testo, o comunque vedere qualche cosa relativo ad esso con Wanda protagonista, che fra le altre cose non è cattiva qui, per niente, è tutto per voi. Dovrebbe essere già edito in Italia, dico che dovrebbe perché mi pare di averlo proprio visto in fumetteria, tra l'altro. Quindi ciccia, da capo, eventualmente Angelo vi metterà o le immagini in sovraimpressione nella ricarica della live, o altrimenti in descrizione vi mettiamo un paio di link alla Panini. Tanto sono veramente quattro numeri, quindi ci mettiamo 5 secondi. Niente, statevi buoni, buonanotte.